Ser Filippi, la questione del passaggio ciclopedonale del Parco delle Rose approda anche in Consiglio Comunale, non è affatto una partita chiusa. Sì, abbiamo presentato questa interpellanza per fare chiarezza, innanzitutto per farci portavoce dei residenti che denotiamo non sono stati coinvolti in questa decisione. La giunta dei tavoli, delle tavole rotonde, questa volta non ha convocato le persone che tutti i giorni ci continuano a passare, perché per entrare nelle proprie abitazioni passano per via Tagliamento. Prima cosa. Secondo elemento, vogliamo capire se questa strada è pubblica o privata, perché è 20 anni che i residenti continuano a passarci e non è detto che è stata ridata al comune. E terza cosa, noi chiediamo anche di modificare questo progetto, perché già è una strada stretta, quindi è pericolosa. Una volta c'era un passaggio pedonale che è stato chiuso e invitiamo l'amministrazione comunale a rivedere questo progetto e far passare comunque i pedoni, i ciclisti nel parco di fronte al Parco delle Rose, dove chiediamo tramite questa interpellanza di reinstallare i giochi pubblici. I giochi pubblici per i bambini molto importanti per quel quartiere che da anni mancano. Siccome abbiamo visto in altri quartieri sono stati installati, noi chiediamo con forza che vengano reinseriti all'interno di questo parco adiacente al Parco delle Rose. Anche perché sarebbe il modo per rivitalizzarlo, adesso è all'abbandono. Sì, quale miglior modo se non far passare all'interno di questo parco pubblico pedoni e ciclisti continuamente tutto il giorno? Quindi è un modo anche per riqualificare quella zona sicuramente degradata, addirittura coperta dalla siepe. Ecco, noi invitiamo l'amministrazione comunale a rivedere questo progetto. Tra l'altro, mi viene da dire, ancora una volta vengono spesi tanti soldi pubblici per un'opera che probabilmente con la metà delle risorse poteva trarre lo stesso risultato.